edizione del primo concorso di poesia indetto dalla Biblioteca Comunale di Trenchina 8 marzo. Allora, prima di passare alla premiazione, va detta qualche parola sull'importanza della poesia e perché è stato indetto questo concorso e perché ai ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Allora, sappiamo che la poesia è stata sempre vista come una delle espressioni di sentimenti, di fantasia, di innovazione utilizzata da tutti i tempi. Quindi, perché non riproporla, dato che ad oggi, come tutti quanti sappiamo, è come se sta passando di moda, perché sono subentrate altre forme di comunicazione. È importante capire e comprendere come la poesia fa in modo che ognuno di noi, dal bambino più piccolo anche l'adulto, entri nel suo io personale, quindi vada a ricercare delle frasi, delle forme che molte volte non riescono a fuoriuscire nel linguaggio quotidiano di ogni giorno e che fuoriescono ad oggi nelle varie forme di comunicazioni, come i diversi social network che tutti conosciamo oggi. E molte volte si pensa che utilizzare un SMS o un semplice emoticon utilizzato nelle chat più comuni possa dare la stessa intensità di quello che viene espresso con le parole. In passato anche dei semplici versi o delle frasi, delle parole si annotavano su un semplice pezzo di carta e molte volte viene fatto ancora oggi, però molto di meno rispetto al passato. E quindi il nostro obiettivo era quello di dare la possibilità, iniziando dalle classi più piccole, formando quindi la persona dall'infanzia fino poi all'adolescenza e all'età adulta, a credere ancora nella forma poetica, che è una forma di eccezione, che è eccezionale anche perché porta la persona a esprimersi nel migliore dei modi e anche nel leggere nei nostri testi poetici. Abbiamo riscontrato che ci sono state molte poesie uniche, c'è sempre la novità, la fantasia che fuoriesce, la creatività che viene utilizzata. Quindi il nostro messaggio della Biblioteca 8 marzo è proprio quello di non perdere mai la capacità e la voglia di volgere lo sguardo verso se stessi, che è importante, di stimolare quotidianamente la propria sensibilità e creatività, manifestandola con la poesia, tirare fuori le sensazioni più nascoste e trasmetterle a chi ci sta intorno, invogliandolo a fare la stessa cosa. Pertanto non è stato facile da parte della giuria scegliere il componimento poetico migliore, tutti siete stati vincitori comunque, e ringraziamo da prima voi ragazzi che avete partecipato e le insegnanti che hanno accolto a braccia aperte l'iniziativa proposta. Iniziamo da Francesco Ruggeri, che è in rappresentanza dei genitori. Poi abbiamo il maestro Armelli Franco, docente di scuola primaria, che è stato anche nominato presidente della nostra giuria. Poi abbiamo Maria Grazia Brancato, studentessa. Poi Anna Cresci, che è la rappresentante del nostro consiglio della biblioteca. E poi abbiamo la professoressa Maria Berardina Chiappetta. Colgo anche l'occasione per presentare Mimma Battaglia, che conoscete, che è il presidente del nostro consiglio di biblioteca. E altri membri del consiglio che per impegni non sono presenti.
compagni Racon dei sottofondi durante la chiusura di questi portici. E adesso procederemo in questo modo. Partiremo con la premiazione delle scuole elementari, dal terzo al primo posto. E ogni ragazzo che viene chiamato leggerà il componimento poetico che ha vinto e gli sarà consegnato poi il premio con la motivazione detta dai nostri giurati. Prima di partire con la premiazione, do la parola un attimo a Gina Iannotti per quel che riguarda la scuola elementare. Buonasera a tutti, grazie della partecipazione a questo giorno particolare, perché è il giorno delle palme, quindi ognuno di noi è stato impegnato a casa e fuori. Niente, io volevo fare una semplice precisazione per quanto riguarda le mie classi, cioè la seconda e la quinta. Sicuramente verrà chiamato il bambino che è stato indicato come autore della poesia. Di fatto però le poesie della seconda e della quinta sono di tutta la classe, perché hanno lavorato insieme. Però, dato che il bando prevedeva una partecipazione individuale, allora io ai miei ragazzi ho detto: mandiamo un nominativo, però sappiate che il premio va a tutta la classe. Solo questo volevo precisare e basta, poi dopo faremo i saluti. Grazie. Allora, iniziamo con la premiazione delle scuole elementari. E al terzo posto troviamo l'estate della seconda elementare. Adesso andiamo a vedere quale bambino a questo punto è in rappresentanza della poesia e verrà a leggerla. Sì, apriamo adesso la busta proprio per far vedere che sono state valutate tutte in maniera anonima, non vi sottolineo, e neanche noi siamo curiosi di sapere chi sono stati questi bambini che hanno vinto. Let's start.
meritava il terzo posto, la motivazione. Allora, diciamo innanzitutto che la giuria si è espressa in modo unanime riguardo alla poesia, quindi al terzo posto, e diciamo che il giudizio prevede che il componimento poetico offre al lettore con grazia e levità, ma anche con ingenuo stupore, immagini della stagione estiva ricche di fascino, dalla notte stellata ai biondi fini sulle aie, dai rigogliosi prati ai boschi verdeggianti. Il tutto ha come fondale un mare su cui dondola una barchetta. L'autore esprime tutta la gioia che la stagione offre, con deliziose pennellate di tonalità giuste e di colori, attraverso un linguaggio sciolto e delicato, talvolta di bambaciate molto appropriate. Thank you.
elementari e troviamo al primo posto la poesia con il titolo Sentimenti della terza elementare. Un applauso. Chi sono i bambini di terza elementare? Pochi, non ci sono, ok. Adesso andiamo a vedere a chi corrisponde la poesia o dei sentimenti. Sì, ma che ok, adesso prima della premiazione delle scuole medie.
bene Svizzera. La terza media. Veramente
disperato, davvero sono abbastanza. Vince, Sabella e Miriam. E la tua? Un applauso per te. Brava. Complicazione di emozioni, tristi, gioiosi, amici di te, occhi di
originariamente. Lirica decostruita che ha per tema un elemento molto ricorrente nella poesia di tutti i tempi, è un classico potremmo dire, gli occhi considerati una componente nobile del corpo umano, una finestra sul mondo, ma anche un perfetto rivelatore di stati d'animo o di una particolare situazione psicologica, e che talvolta gli occhi sono gli indicatori della diversità delle persone, sia attraverso l'età che vivono, sia nel momento storico di cui sono il protagonista. La lirica si snoda attraverso quattro aggettivi, tutti funzionali. Particolarmente frettolosi nella vita, ma di fermarsi un
stanno imparando ad ascoltare il loro mondo interiore. Io credo che un mondo senza poesia è un mondo arido e non può esistere, perché chi di noi non si è cimentato anche una sola volta con la poesia? Tutti, da grandi, da piccoli, da adulti, abbiamo magari scarabocchiato un po' su qualche foglio bianco, abbiamo scritto qualche verso, poi ci siamo un po' vergognati, non volevamo leggere, no? Però la poesia noi ci andiamo nel profondo, la poesia è arte. Quando non li abbiamo scritti, le poesie, questi poetici li abbiamo però letti, e quando li leggevamo, quante volte noi ci siamo sentiti riflessi in quei sentimenti, abbiamo capito che noi non riuscivamo a dare voce ai nostri sentimenti, non riuscivamo a capire questi sentimenti e a trovare le parole giuste, però ci siamo accorti che i poeti, persone forse più attenti, hanno saputo invece creare quelle poesie che comunque appartengono a loro, appartengono al mondo. E difatti questa è un'altra caratteristica della poesia. La poesia ci fa entrare nel mondo, nella vita di tutti, e quindi ci appartiene. E io oggi è chiaramente la giornata della pace, e dopo aver fatto i miei ringraziamenti vorrò leggere una poesia che riguarda proprio la pace, perché sappiamo che in questo periodo la pace è diventata un po' un sogno, un desiderio, perché si stanno alzando fili spinati, ogni tanto si alza aria di guerra che ci spaventa, e quindi è bene che l'ultimo messaggio rimanga proprio quello della pace. Però vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, anche se in questo momento vedo che non è presente, completamente assente, ma li ringraziamo perché ci hanno messo a disposizione questo locale e ci hanno sostenuto durante il percorso di questo concorso, che comunque risulta essere ancora la prima edizione, e spero che si continuerà ancora, spero che non sia l'ultimo. Poi voglio ringraziare particolarmente il maestro Agostino Barbieri, che si è prestato volontariamente e da subito dato la sua collaborazione, proprio perché qualche ostacolo durante il cammino, perché questo cammino è iniziato da novembre, non è facile mettere su un corso di poesia, può sembrare una semplice, ma vi assicuro che è abbastanza lungo, perché io pensavo che fosse più breve e poi invece mi sono ribattuta in un iter abbastanza lungo, e qualche ostacolo l'abbiamo trovato, ma noi non ci siamo arresi. Siamo un po' dei titoli, che quello che diceva il grande poeta Ranieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli. L'abbiamo voluto, ci abbiamo creduto e l'abbiamo portato avanti. Ringrazio l'intero consiglio di biblioteca, anche se qui non è al completo, e ringrazio la giuria in modo particolare, perché veramente abbiamo lavorato in un clima di tranquillità. Forse mi sono dimenticato anche di qualcuno, il mio ringraziamento va anche alle docenti di scuola media e di scuola elementare, che hanno ben accolto questo progetto e hanno lavorato con i bambini, ed è stato un lavoro arduo e difficile. E poi c'è stato quello dei bambini, che hanno dovuto chiaramente lavorare durante questi mesi, ma vedo che l'hanno fatto con impegno e con grande volontà. Ah, ancora ci sta ricordando Paola, che comunque bisogna ricordare che l'apparecchiatura è stata data in prestito da
israeliana Ilome Tanissorek. Buonasera. Faremo, saremo a casa.
italiani, come se la moto dove è arrivato forse terzo. Come se potremmo guagliare il mondo oggi qui? Primo, terzo, quarto, quinto, sesto. Secondo me, un po' bidde. Fotografeggiate, datevi.